Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Ruggero Marchetti. Sorelle e fratelli, amici e amiche, benvenuti o bentornati a questi nostri appuntamento della prima parte del mese di giugno. Ci mettiamo ancora alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Dice il salmista: il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Preghiamo. O Signore, che in Gesù Cristo ci hai fatto conoscere il tuo amore, la tua salvezza, apri i nostri occhi e apri le nostre orecchie e i nostri cuori affinché anche oggi noi contempliamo e ascoltiamo le opere della tua grazia e ti confessiamo come la nostra forza e il nostro Salvatore. Amen. Sorelle e fratelli, nel culto scorso abbiamo ascoltato la parola che finalmente Dio, in mezzo alla tempesta, manifestando cioè in pieno la sua forza, rivolge a Giobbe. E abbiamo visto e detto che a prima vista quello che Dio dice a Giobbe è inaspettato. Giobbe lo ha interrogato sul perché della sua sofferenza e Dio, invece di parlare di questo, parla del suo potere di creatore, si presenta come il grande architetto che ha fissato le proporzioni della terra e ne ha posto le basi. Forse ci siamo detti in questo modo, dà ugualmente a Giobbe la risposta al suo problema. Una risposta certo indiretta, però forse vera. Gli fa capire che l'universo non è il figlio del caso, ma il frutto di un progetto ben preciso, il suo progetto, il progetto di Dio, e dunque ha uno scopo, un fine altrettanto preciso. E in questo progetto e in questo scopo, misteriosamente ma realmente, la sofferenza, anche quella di Giobbe, è parte. Non soffre in fondo solo ciò che non ha vita, perché il dolore è un elemento, e lo sappiamo tutti, della vita. È anche un elemento dell'amore e della fiducia. Sapere questo certo non ci fa soffrire meno, ma forse ci aiuta perché ci permette di inquadrare la nostra sofferenza in una prospettiva più ampia. Ci aiuta soprattutto se nella fede noi sappiamo che l'autore del progetto universale non è una divinità senza volto e senza amore, non è nemmeno un destino cieco e muto, ma è il nostro Dio che ci parla
che ci ascolta, nel quale possiamo avere fiducia. Oggi facciamo un piccolo passo avanti nell'ascolto della risposta di Dio a Giobbe. Ai 7 versetti iniziali del capitolo 38 che abbiamo ascoltato, ne aggiungiamo solo altri 4, dall'8 all'11. Li vogliamo ascoltare. Allora, Giobbe 38, 8, 11. Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte, allora gli disse: fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della sua parola e benedica anche la nostra riflessione sulla sua parola. Amen. Qualcuno ha detto, sorelle e fratelli, che il libro di Giobbe non è soltanto, come abbiamo già detto la volta scorsa, una profonda riflessione sulla creazione e sull'essere umano, è anche un poema. E oggi ce ne rendiamo conto. Se i primissimi versetti del capitolo 38 ci hanno presentato la creazione della terra in termini quasi architettonici, i versetti di oggi sulla nascita del mare sono vera poesia, immagini superbe, inaspettate. Chi racchiuse fra tue battenti il mare quando uscì impetuoso dal seno materno, quando gli diedi le nubi per vestirsi e la foschia per fasciarsi? C'è qui il ricordo di un antico mito comune a tutti i popoli dell'Oriente. Hanno sempre avvertito questi popoli l'oscuro fascino del mare, una realtà con la quale non puoi non fare i conti, eppure fondamentalmente estranea all'essere umano, una realtà viva,
come nessun'altra e però anche carica di minaccia, che ti spalanca immense possibilità, ma che ti può anche uccidere se solo si scatena la tempesta e ti inghiotte nelle sue profondità. E allora il male è stato visto come il simbolo delle forze del caos e dell'abisso che si oppongono alle divinità positive della creazione e dell'ordine. Così l'universo è il frutto di una lotta durissima, all'ultimo sangue, che gli dei creatori fanno contro l'oscura divinità abissale degli oceani. Questo mito è presente anche qui, anche se qui è ridotto a un pallido ricordo, perché qui è diverso Dio, qui non c'è lotta. Il Dio di Israele è così grande che non ha alcun bisogno di lottare con i mostri dell'abisso. Il mare, questo simbolo del caos, questa realtà poterosa, inquietante e minacciosa, è qui, e questo è semplicemente fantastico, visto come un enorme neonato, un lattante che Dio, come fa una madre con il suo piccino, avvolge nelle nubi come nei pannolini. Un'immagine inconsueta, strana, grande e tenera al tempo stesso, da poeta o da pittore. Ma Dio non si è accontentato di giocare col mare come una madre gioca con suo figlio mentre lo sta cambiando. Poi gli impose dei confini, un limite, ha detto anche il nostro testo. E gli ho detto, fin qui arriverai e non oltre. Qui si arresteranno i tuoi flutti. Dio chiude il mare, lo cinge, lo delimita. Pone un confine invalicabile alla sua innata impetuosità. E a questo punto noi, sulla base di queste due superbe immagini, Dio che avvolge il mare di nuvole e di foschia, così come una madre fascia il suo bambino, e Dio che pone un limite all'urto delle onde, possiamo interrogarci sul senso di questa descrizione. Nel corso dei colloqui con i suoi amici, Giobbe, fiaccato nel fisico e nel cuore dalla sua sofferenza, aveva dubitato dell'attenzione e della cura di Dio per gli esseri umani. Qui Dio gli risponde mettendogli davanti la maestà e l'immensità delle sue opere. E poi è come se gli dica, credi che poiché ho creato tutto questo io non posso occuparmi di te? È vero proprio il contrario. Ogni mia creatura, in particolare ogni essere umano, è sempre come un bambino al centro della mia preoccupazione. E io solo posso e devo occuparmi di te, di tutti voi. L'uomo, insomma, non è un granello di sabbia. Se la contemplazione dell'immensità dell'universo spesso ci sgomenta e ci spinge a domandarci chi sono io perché un Dio così potente si preoccupi di me, delle mie vicende, della mia sorte, è però anche vero che proprio lo stupore e il timore per la grandezza di colui che ha creato l'universo possono condurci a dire con riconoscenza se Dio può tante cose così diverse, allora è veramente tanto grande da poter anche prendersi cura di me. E allora queste parole con cui Dio risponde a Giobbe sono parole di vita, che valorizzano la vita, ci assicurano che la vita, e tra le vite quelle degli esseri umani hanno certo un valore particolare, è il solo vero scopo della creazione, il solo vero fine del progetto divino. E allora Dio fa con noi come col mare, quando si è chinato su di lui e lo ha avvolto in fasce. Si china su di noi e ci avvolge, ci abbraccia, ci protegge. Ma poi c'è l'altra immagine, quella del limite che Dio pone al potere del mare. Fin qui arriverai e non oltre. Lungo tutta la tradizione di Israele, Dio non è solo l'onnipotente creatore d'ogni cosa, è anche colui che ha il potere di porre un limite alle cose. Il Dio che sa dire e dice basta alle forze del creato, al mare, ma anche agli astri, ai grandi animali che popolano la terra, e che dice basta, così come alle onde, all'impeto che spesso spinge noi esseri umani a andare oltre il nostro stesso essere uomini e donne.
E così Israele benedice Dio per il limite invalicabile che ha posto ai flutti marini, e lo benedice anche ancora di più per il limite che ha posto alla superbia e alla sconsideratezza umana. Lo benedice per il dono della legge. È molto suggestivo e fa pensare, constatare come nella lingua della Bibbia una stessa parola, Hoch, designi la frontiera, il limite che non puoi superare impunemente, il comando, la legge. E certo, se Dio impone una frontiera, una legge alla natura e all'uomo, è perché si preoccupa a cura della creazione uscita dalle sue mani e a cura dell'essere umano plasmato a sua immagine e somiglianza. Da questi quattro versetti viene a noi un'indicazione su come vivere la sofferenza, allora, alla luce della potenza e della provvidenza di Dio. Se dobbiamo soffrire perché siamo creature, essere creature significa essere sempre inevitabilmente limitati, fare i conti con questa realtà. È anche vero però che sovente noi soffriamo per delle sofferenze che noi stesse ci creiamo e infliggiamo a vicenda. È anche vero che spesso siamo un po' i carnefici di noi stessi e di chi ci vive accanto. Siamo degli insicuri e abbiamo un gran bisogno di darci sicurezza e di trovare un senso a un'esistenza che ci sembra sovente senza senso. E se per questo dobbiamo soffrire e far soffrire, siamo disposti a pagare questo prezzo e a farlo pagare anche agli altri. Il Dio del libro di Giobbe e dell'intera Bibbia ci si rivela nella poesia del nostro testo di oggi come colui nel quale, grazie al quale, possiamo tentare di liberarci da queste sofferenze che ci autoinfliggiamo. Possiamo tentare di non essere più i carnefici di noi stessi. Nella tua esistenza, ci dice oggi il nostro Dio, tu non sei mai solo. Sappi questo, gioisci per questo. Io ho cura di te. Per te ho creato tutto ciò che esiste e per te ho posto un limite anche al mare, perché tu possa avere uno spazio in cui vivere. Non fabbricarti allora delle sicurezze nell'illusione che ti facciano sentire più tranquillo. Io sono la tua tranquillità, io sono la tua sola sicurezza. Io che mi chino su di te come una madre e che ti amo. Io che ti abbraccio e che ti tengo stretto per essere il tuo limite e perciò la tua benedizione e la tua pace. Ti richiamo a te stesso perché tu possa amarti così come ti amo e possa amare chi ti sta accanto come io amo coloro che ti sono accanto. Amen. Le porte del cielo per
sorelle e fratelli, concludiamo questo nostro momento di culto, raccogliendoci nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberci dal maligno, poiché tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E invochiamo insieme e riceviamo insieme la benedizione del Signore. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Il Signore faccia splendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore sollevi su di te il suo volto e ti dia la sua pace. Amen. E una buona domenica a tutti e a tutte voi. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Ruggero Marchetti.